Questo programma vi è presentato da Viaggio e Vedo. L'Italia ascolta il Piave, la voce dei nonni in grigio verde. Un programma ideato e condotto dall'artigliere Gianluigi Leoni. Buonasera, buonasera a tutti, speciale Italia Ascolta il Piave, come state? Riprendiamo questa programmazione come ci eravamo lasciati per il periodo di giugno con i libri di Leonardo Malatesta e di nuovo è qui con noi per continuare la nostra esperienza con il centenario. Buonasera e benvenuto a Leonardo Malatesta, il nostro storico. Grazie. Come va? Come va bene, stasera? Bene. Bene, allora diamo subito i numeri per chi vuole mandare WhatsApp o SMS al 320 46 87 503 oppure se vuol chiamarci allo 06 410 16 80 o può scrivere sulla pagina Facebook di Radio Vacanze o anche commentare l'intervista di Leonardo Malatesta sulla pagina Facebook di Leonardo. La trovate immediatamente come storico leonardomalatesta.it, anche il suo sito. Dunque, non scappiamo, siamo qui a affrontare questo stupendo centenario che diciamo, abbiamo deciso di fare insieme con il programma Italia Ascolta il Piave. Senti, allora stasera abbiamo come tema la Voloire, che chi non la conosce, la Voloire è l'artiglieria a cavallo. Che ne pensi di questo reggimento? Soprattutto esatto. Quanti sono, secondo me, te perlomeno, i reggimenti che si legano alle città? È tanto. Assolutamente, assolutamente sì. Ogni città ha i suoi. Esatto, beh, Milano fino a poco fa ha avuto proprio la Voloire e l'artiglieria a cavallo. Innanzitutto possiamo dire che lo standard delle batterie a cavallo, tanto per introdurre il discorso, è decorato di una medaglia d'oro, 5 medaglie d'argento, una medaglia di bronzo e una medaglia d'oro della sanità pubblica. Quindi già questo fa capire il valore, il valore e soprattutto l'attaccamento anche dei milanesi a questo reggimento. Insomma, ecco, 136 anni di storia che vanno a spasso e si trasferiscono a Vercelli. Assolutamente. Beh. Io penso che ai milanesi gli mancherà questo reggimento, che dici? Anche perché era sì. 136 anni, sono tanti. Sì, beh, assolutamente. Cioè è legato strettamente al territorio dove ha operato e dove è stato tutt'uno con la protezione civile. Eh sì, perché poi le guerre di indipendenza un po' se le fatte tutte, fino a quella, la prima, la seconda, insomma ne ha avuto da fare come reggimento. Anche perché, assolutamente, come... sì. Beh, come molti reggimenti... di fanteria o di artiglieria o di genio, tuttora esistenti nell'esercito italiano, prendono spunto e prendono le tradizioni, così si dice, dall'esercito piemontese, che aveva una tradizione già molto importante rispetto agli altri eserciti degli stati preunitari. E quindi anche il reggimento artiglieria a cavallo, testa di ferro, prende spunto dal regno piemontese. Quindi viene costituito nell'Ottocento, prima dell'Unità d'Italia, e al battesimo del fuoco durante la prima guerra di indipendenza sul ponte di Goito. Quindi già qui dove combatterono anche i bersaglieri. I bersaglieri possiamo ricordare che erano piuttosto recenti, 1848 e nascono 1836. Lo sai, quindi... una cosa che non abbiamo mai parlato, anche il gruppo dove ho prestato servizio io, il terzo gruppo artiglieria Semovente, è decorato di una medaglia a bronzo proprio a Goito, nella battaglia di Goito, la seconda batteria per l'esattezza l'ha avuta. Hai visto? Sì, sì, le battaglie importanti sono quelle, è stata una più importante battaglia della guerra di indipendenza, cioè 1848. Goito si trova attualmente in provincia di Mantova, quindi in una zona piuttosto vicina a noi, ecco, quindi certo. Assolutamente. E durante la Grande Guerra anche il reggimento assolutamente si darà molto da fare e darà il suo contributo allo sforzo bellico. Quando un reggimento di artiglieria, come tutti sappiamo, era formato da gruppi e non da battaglioni, perché è un gruppo di artiglieria.
e avremo il 24 maggio, quando scoppia il primo conflitto mondiale, si trovano ad Aiello. Aiello attualmente si trova in Friuli, in Friulinezza Giulia, e quindi e da lì si sposterà verso Frivano e Campolongo, quindi verso Udine. E i reggimenti di artiglieria durante la Grande Guerra saranno dislocati non in modo unitario, ma con i vari gruppi, perché, come sappiamo tutti, saranno una, a supporto delle fanterie. Assolutamente, senza l'artiglieria i fanti non potevano avanzare. Perché? Perché trovavano davanti le trincee, i reticolati, e dall'altra parte le mitragliatrici, quindi era quasi impossibile poter occupare delle posizioni estremamente importanti. Quindi nel primo anno di guerra il reggimento opera nell'attuale Friuli, sempre a supporto dell'arma di fanteria. 1916, come sappiamo tutti, quest'anno è proprio il centenario, e si trasferirà, sarà creato la seconda divisione, e si trasferirà a Vicenza, perché in quel periodo, dal 15 maggio al 15 giugno, sarà in svolgimento un'importante battaglia della Prima Guerra Mondiale sul fronte montano, durerà ben un mese, 15 maggio, 15 giugno, la famosa offensiva austriaca, Trappel Spedition anche chiamata, e quindi il reggimento sarà in aiuto alle truppe di fanteria, che lotteranno strenuamente per far sì che il fronte montano non fosse sfondato, perché in pianura stava ancora dislocando le varie forze di ritorno. Eh sì, fu la vera prima battaglia, se vogliamo, veramente forte nei confronti della Grande Guerra. Ecco, una delle prime cose un po' più importanti. Senti, assolutamente. Ha avuto anche qualche episodio che ci puoi raccontare, secondo te, qui come storico? Allora, ci sono vari episodi che il reggimento ha avuto, anche senza non avere una medaglia d'oro, cioè questo non è. Però, per esempio, il secondo gruppo sarà a Opacchiasella, quindi siamo sempre in Friuli, e a termine del durissimo inverno, dal 16-17, nemmeno più nervoso, il gruppo a cavallo arriverà a Scodavacca, pieno dei materiali, e l'Italia Corretaria ritrova il terzo gruppo, che stavolta è stato istituito lì nel quarto gruppo. I bianchi delle perdite di questo periodo, tanto per dire, sì, è di 3 morti e di vari feriti, mentre una medaglia di bronzo all'unitaria e vari incomi costituiscono il tangibile riconoscimento del valore dei suoi artiglieri. Quindi già questo vi fa capire il loro valore. Ci tengono molto comunque, perché anche molti ufficiali venivano appunto dalla nobiltà, perché ovviamente chi andava a cavallo aveva comunque una disponibilità economica, no? Diversa. Poi io ho letto qualcosa e parlavano che anche addirittura i vetturini, cioè chiunque aveva a che fare con i cavalli veniva comunque inserito in questo reparto, oltre a sapere a leggere e scrivere, perché, come dicevamo sempre, l'arma dotta, l'arma d'artiglieria, aveva bisogno di persone che sapevano leggere e scrivere, se no i dadi al cannone. Assolutamente, cioè era la scuola di artiglieria genio, l'accademia, che era a Torino, si chiamava l'Accademia di Artiglieria, l'Accademia di Artiglieria Genio delle Armi Dotte. Questo fa capire tutto. Per forza, perché comunque erano comunque personale che aveva delle specializzazioni. Anzi, io penso che tu ti vorrai stringere anche a me come un saluto al genio, quello che ha fatto in questi giorni del terremoto un saluto e un esempio di capacità, come sempre, questi ragazzi. Esatto, come abbiamo sempre ricordato anche in precedenti puntate della trasmissione, quando c'è una calamità naturale, ahimè il terremoto oppure anche un'alluvione, cosa arriva? Il genio. Arriva il genio pompiere, i minatori, e riesce in pochissimo tempo e con grandissime difficoltà, perché possiamo pensare all'Amatrice o a Arquata del Tronto, dove è stato il paese raso al suolo, hanno questi militari e riescono in pochi giorni a fare un ponte, e quindi a portare aiuto alla popolazione civile, a mettere l'acqua corrente, che era scoppiato i tubi. Quindi queste piccole cose che aiutano le popolazioni. Senti, facciamo, torniamo la bomba invece su di noi, con ci ascoltiamo un minuto e mezzo della carica del lavoro. Rimanete in ascolto con noi e sentite che cosa, come si contraddistingue la carica del lavoro. Resta in ascolto. Benissimo. Ecco, il tempo, due spazio,
Ed eccoci tornati in studio. Era comunque emozionante sentire la carica ancora una volta suonata. È comunque il suo fascino, dai, diciamo la verità. Assolutamente. Senti, dicevamo, ecco, le citazioni del bollettino di guerra per raccontare ancora. Assolutamente. Parte. Beh, allora, come dicevamo prima, parteciperà a tutta la prima guerra mondiale e durante la bella battaglia di Toro Veneto, che inizia il 24 ottobre 1918, esattamente un anno dopo la rotta di Caporetto, che terminerà con la vittoria del 4 novembre, che è data simbolica del 4 novembre, e le Boloire verranno citate nel bollettino di guerra del 3 novembre, dove si dice: sul tagliamento la cavalleria validamente appoggiata dalla batteria a cavallo e dei bersaglieri ciclisti sostiene e vince gloriosamente asti combattimenti con l'avversario che sono preso al di qua del fiume si batte accanitamente. E poi il comando supremo nella relazione della battaglia di Trovento dirà: tutte le nostre truppe componenti il corpo di cavalleria merito di essere ricordate, degni di particolare menzione e sementi da parte le batterie a cavallo e segnatamente la seconda e la quarta a cavallo. Bene. Ci sono sempre lavorori e non c'è niente da fare, è inutile che ne tiriamo fuori. Comunque, perché per tutti gli artiglieri è la mamma di tutte le artiglierie. Allora, io ti ringrazio per questo quarto d'ora passato insieme. Ci sentiamo il prossimo martedì e invece anche domani per parlare del museo, che le visite che, sul turismo che fai nel museo lì su dalle tue parti. Esatto. Ecco, benissimo, va bene. Un abbraccio Leonardo e grazie. E ciao. Con tutti insieme al Lino dell'Artigliere, ragazzi in piedi.
ascoltando il programma radiofonico L'Italia ascolta il Piave, la voce dei nonni in grigio verde. Eh sì, la voce dei nonni in grigio verde alle 19.16, questo speciale su Caricat Voloire, le batterie a cavallo che hanno fatto praticamente la storia della città di Milano. E diamo il benvenuto, buonasera a Caterina, la nostra amica, anche la mia e la vostra sorella italiana. Come stai, Caterina? Bene, grazie Gianluigi, ho visto i video che hai postato, sono veramente molto molto belli, insomma, io... poi sai, quando si sente l'inno d'Italia è sempre un tale piacere, insomma, che, di questi tempi, vero, piuttosto tristi, ecco, una radio che si occupa ancora dei nostri caduti, che si occupa di perpetuare, diciamo, tutte quelle che sono quelle manifestazioni, certo, e quei ricordi, ecco, è molto, trovo che sia molto importante, perché mi piace anche ascoltarci. Senti, tu che ovviamente ancora le persone non ti conoscono, io avrei il piacere di presentarti Caterina, oltre ad essere una mia carissima amica, la nostra ascoltatrice. Noi ci siamo conosciuti proprio attraverso il programma, diciamolo questo. Ecco, che cosa fai tu come mestiere, chiamiamolo così, dai. Guarda, diciamo, sono bravo. Benché sia in pensione, lo sai, i maestri, certo, finiscono sempre con restare maestri, seppure in pensione. E adesso diciamo che mi diletto un po' a scrivere, mi diletto alle mie passioni che ho sempre, che ho sempre, certo, avuto, certo, partecipo ai concorsi. Sia di poesia, ho pubblicato un saggio invece di filosofia, certo, e pochi giorni fa mi è arrivata anche la mia, una trilogia di poesia che era stata premiata dall'Accademia, il Convivio, certo, di Sicilia, ecco. E sai, questo perché Gianluigi l'ha detto più di un secolo fa, l'ha detto Dostoevskij, però l'ha detto anche il nostro Papa Carlo Wojtyla, no? In una lettera agli artisti, che dice che la bellezza salverà il mondo. Ecco, io collegavo il fatto della poesia, anche se è, certo, sempre stata considerata fra le arti, insomma, della letteratura, minore, un sì, po' in teoria, l'arte è quella più povera, vero? Certo. Però diffondere parole buone. E poi la collegavo proprio al fatto di Viaggio e Vedo, no? Cioè, che con le vostre, diciamo, con i vostri tour e così via, infatti cerchiamo, voi potete portare le persone di raccontare bellezza, raccontare, ecco, bellezza. A vedere proprio le nostre bellezze, non solo d'Italia, ma anche, no, ma anche del mondo, no? Cerchiamo e dici di che fare la bellezza di del mondo. E quindi ma li ho portati anche a Reggio Puglia, li ho portati a Cefalonia, insomma, ne ho portati a far vedere i posti per ricordare i nostri ragazzi, quelli che solo per data anagrafica, sì, sono più sfortunati di noi, ecco, insomma, lo so, non è, lo so, non è colpa di nessuno, insomma, né tanto meno loro. Ora senti, no, ti volevo dire, prima di lasciarti questo minuto per raccontare la tua poesia, secondo te ha senso ancora un programma come il nostro? Per me sì, perché lo faccio, poi è sicuro. Ma sì, sì, no, io credo molto, no, perché le coscienze vanno svegliate. Cioè, forse, come dicevamo, possiamo avere tutto il bene del mondo, ma avere anche delle origini importanti. Certo, Gianluigi, intanto il programma, tu lo sai, è sicuramente seguito e interessante. Ha senso perché ha sempre senso il ricordo, la memoria, certo, se no, certo, come potremmo trasmetterla? Tu lo sai, è vero, ci sono tanti testi, tanti libri, qualche trasmissione, certo, televisiva, insomma, che parla un poco degli avvenimenti, ma i nostri ragazzi in realtà non sentono niente. I testi scolastici sono così miseri da questo lato oramai, pieni solo di qualche fotografia, ma di storia realmente poca. Per fortuna diciamo che anche ad opera dei bravi docenti, ci vuole un po' di passione, no, ecco, le visite, sì, nei luoghi della memoria, certo, e così via, sono importanti, perlomeno, sì, almeno a metterli sullo stesso piano, perché i morti non hanno colore. Il programma ha senso,
sì, davvero. Io con questo vogliamo, unisciti a me e dedichiamo questa poesia, che tu ci dirai che mi fa molto piacere, a tutti gli amici del programma, penso che tu sei d'accordo, amici che come te l'ascoltano, alla nostra Martina Agostina Dacchin, a suo marito Renzo, ad Attilio Gomitolo, Fante, carissimo, grande amico, Vincenzo Ravaglione, bersagliere napoletano, Gianfranco Cascino, nipote del generale Cascino, grande generale, grande figura ufficiale, Giordano Zacchin, l'alpino della Tridentina, quello che dirige il coro, che ci dà la possibilità di usare le sue canzoni, Riccardo Balzerotti, un cavalleggero veramente bravissimo, niente da dire, ci aiuta anche lui lo storico, e Vincenzo Di Guida, che io lo ricordo come marinaio, ma lui adesso è della Croce Rossa, è paracadutista, un po', ne fa un po' tutte, è un italiano come noi. Allora io direi che a questa, Gianfranco Pellicciari, comandante, e comandante Cellati, spero di averli detti tutti, perché sennò questa sera ci metteranno al muro. E ti dico, dopo la tua poesia, ti dico, guarda, tieniti forte alle seggiola, interverrà il 70° comandante dell'artiglieria a cavallo, Luciano Repetto. Dunque, vedi, hai una bella responsabilità. Mi lancio. Io volevo leggerti, proprio perché tu parli sempre dei ricordi e di quelli che sono lontani e dimenticati, volevo leggerti proprio dalla mia siloge, Senza bandiera. Va bene? Sì, sì, sono in ascolto. Sì. Sono partiti in tanti sopra i monti, calpestando la neve che impacciava quel lungo viaggio dentro la bufera, senza capire se fosse alba o sera. Scherzati dal vento che imperversa, mani gelate, piedi sempre più lenti, affondano nel soffice mantello. Solo le menti vigili e si rincuorano, torneranno presto a casa, al paesello, dove qualcuno aspetta, una moglie, un fratello. Inneggia ancora rumori di gamelle per obliare il gelo dentro il cuore. Si son persi in molti fra le cime che eterne il sole bacia appena salta. Il manto che li copre mai si sgela. Protegge i figli suoi che sono sepolti lassù e senza una bandiera. Grande. Questo è il mio omaggio ai tanti caduti e dispersi, che dei quali non c'è neppure una fossa per ricordarli o una croce. E allora io credo che sia contento anche il nostro amico Giordano Zacchin. Ti lascio con il Signore delle Cime, cantata dal coro della Brigata Alpina Tridentina. Grazie. Un abbraccio, Caterina, e grazie ancora per lo sforzo che fai a ascoltarci. Ciao. Arrivederci. Ciao. E un caro saluto a tutti gli amici all'ascolto. Grazie, Caterina. Ciao. Ciao.
Stai ascoltando il programma radiofonico L'Italia ascolta il Piave, la voce dei nonni in grigio verde. Sì. Buonasera Luciano Repetto, come stai? Buonasera, molto bene, molto bene. Sono contento, è stata benissima trasmissione fino adesso, guarda, veramente bella. Allora, carissimi amici all'ascolto, abbiamo il piacere di avere con noi Luciano Repetto, 70° comandante delle batterie a cavallo della Volore. Ecco, come stai? Com'è questa partenza da Milano per te? È stata una partenza, diciamo, preannunciata, perché sono già 3 anni che se ne parla. Si sperava che questa soluzione venisse scartata. In effetti, purtroppo, il 7 di settembre di quest'anno abbiamo dovuto assistere alla partenza dello Stendardo per Vercelli. Io, come tu ben sai, gli altri ascoltatori chiaramente non possono avere queste notizie perché non mi conoscono direttamente, ho comandato 2 anni le batterie a Milano, a cavallo degli anni 2000-2001, e altri 2 anni alla Scalise, il gruppo, nonché ho passato con persone come te, che ricordo con molto affetto e simpatia, molti anni in quel del Terzo Pastrengo. Pertanto diciamo che questi trasferimenti, queste chiusure, questi cambiamenti di organici, i militari sono abituati a questi. Certo. Però indubbiamente bisogna guardare avanti. Sì, no, noi, io come dicevo, secondo me non è, però ci sono dei reparti che sono veramente legati alla città, come se tu a Roma togli Granadieri di Sardegna e li mandi da un'altra parte. Cioè, esatto, esatto. Non è tant'è vero che per il reggimento è stata presa una soluzione salomonica, cioè nel vero senso della parola, cioè in pratica tagliare il reggimento in due, perciò la sezione a cavallo, con tutta l'attività di ipoterapia che viene fatta e svolta con il contributo di personale anche civile dell'associazione Aniere, che già nell'81 ci consentì di pregiare il reggimento di una medaglia d'oro alla sanità proprio per questo contributo, in memoria anche della Setti Carraro. Mm-hmm. Il discorso è che il reggimento è stato spezzato in due, perciò la parte, la sezione a cavallo è rimasta in quel di Milano con il CIM, e diciamo la parte tra virgolette operativa è andata a Vercelli. Ma visto che la trasmissione è a sfondo, diciamo, culturale, e diciamo che serve per ampliare gli orizzonti per eventuali visite, tengo a precisare che il museo e tutta quella la parte, diciamo, storica del reggimento resta nella caserma Santa Barbara a Milano, e eventualmente previste autorizzazioni per poter visitare questi posti di cultura certo, nel tempo, perché diciamo di la verità, questo si parla. Certo. 1887 è stato l'anno in cui le batterie si spostarono da Venaria Reale a Milano. Pertanto, se noi andiamo a percorrere e avessimo modo, e purtroppo le attuali situazioni non ce lo consentono, di visitare tutti i posti dove il reggimento è stato, o le componenti del reggimento, perché poi il reggimento negli anni è stato, diciamo, suddiviso in più reggimenti, ha partecipato ad attività fuori di quelli che sono i confini nazionali, ma più ultimamente diciamo che era stato anche in Albania, e pertanto in alcuni posti potremmo ancora eventualmente programmare dei viaggi, diciamo, proprio organizzati. In altri posti chiaramente purtroppo non possiamo vederlo, ma quello che è più importante è il fatto che comunque le Voloire restano, perché a fronte di tanti altri reggimenti che sono spariti, Terzo Gruppo Pastrengo, sono spariti, e le Voloire continuano a poter fare pendolo allo Stendardo in quel di Vercelli. È chiaramente un danno, perché io continuo a dire che queste ristrutturazioni probabilmente non, per noi militari, noi ci siamo abituati a dover farle valigie, ottemperare a determinati ordini.
ma più che altro è la città di Milano che ha perso un pezzo di storia, ha perso probabilmente la possibilità anche nel futuro di potersi appoggiare a un'unità che chiaramente averla disponibile sul proprio territorio è tutt'altro che andarla a cercare, chiedere il supporto, certo, da Vercelli, ecco. Eh beh, no, sicuramente, perché insomma voglio dire, comunque erano legati a doppio filo, qualsiasi emergenza comunque vera era pronta ad uscire. È chiaro, era ormai parte integrante, anche perché fin tanto che poi avevamo avuto la possibilità di avere l'esercito di leva, c'era un'osmosi continua con la città di Milano, certo, sia per quanto riguarda i soldati, sia per quanto riguarda gli ufficiali di complemento, che hanno continuato a stare vicino alle batterie, che costituiscono l'associazione Voloire, che rimanendo in quel di Milano, presso per gentile concessione degli stati maggiori e di tutta la linea di comando, potranno continuare a poter dare quel contributo di pensiero e di supporto affettivo nei confronti delle Forze Armate, perché riteniamo che le Forze Armate senza il supporto affettivo della popolazione, diciamo che non sono più forze armate, ma diventano qualcos'altro che non è bello. No, forze occupanti, ecco. Che non sarebbe uguale. Citavo prima l'intervento del genio in quelle zone del terremoto con lo storico Leonardo Malatesta. Abbiamo visto che in 4 e 48 gli hanno rimesso su un ponte senza stare a pensarci tanto, insomma, ecco. Esatto, anche perché le nostre unità adesso, essendo su volontari, o perlomeno su personale volontario, e pertanto diciamo personale altamente specializzato, perciò è ormai gente di 30-40 anni che in qualità di soldato, di caporal maggiore, scelto piuttosto che capo, sanno fare il loro compito a occhi bendati, quindi per cui possono essere effettivamente di valido aiuto, più che altro per un discorso di pubbliche calamità, perché purtroppo l'Italia noi sappiamo che è sempre più soggetta a momenti di crisi proprio determinati da queste alluvioni, piuttosto che terremoti, piuttosto che situazioni un po' di questo tipo, e pertanto la disponibilità sul proprio territorio di questa unità è senz'altro un punto di vantaggio, ecco. Certo. Lo stesso fatto che il reggimento è stato la base della caserma Santa Barbara, che peraltro continuerà a esistere, ma diciamo che il reggimento era stato la base per quanto riguarda il supporto per l'Expo. L'Expo non è stato un piccolo impegno, pertanto vuol dire che una città come Milano probabilmente perde un supporto, via. Avrebbe meritato, ma se così è stato deciso, così è stato temperato, e speriamo che nel futuro di vedere qualche ritorno in favore dei luoghi d'origine, certo, insomma, questo, certo, è mi auguro. Senti, io ti ho invitato perché, come abbiamo detto, ci conosciamo di persona, abbiamo avuto questa cosa che ho servito sotto di te nel terzo gruppo. Volevo dedicarti, perché io ti ho conosciuto con nomina da tenente e prossima a capitano, e proprio così la canzone Il Testamento del Capitano, cantata dal coro della Brigata Alpina Tridentina e dal mio amico Giordano Zecchin, lui alpino di leva. Bella questa. Benissimo, ti ringrazio, questa è veramente una chicca, bravissimo, bravissimo. Vabbè, sono sempre un artigliere del terzo, scusa, sai. Di nuovo allora, grazie Luciano, grazie a te, grasse per il contributo alla trasmissione. Grazie a voi e grazie ancora, e complimenti per aver dato spazio al ricordo di quelli che possono essere attività del passato e che si spera che nel futuro trovano soluzione fattiva per portare avanti sempre il discorso che le Forze Armate portano nella vicinanza delle popolazioni. Sicuramente. Grazie a te Leoni, a risentirci. Grazie a tutti te. Gli amici. Ciao, grazie a tutti ancora. Gli ascoltatori. Ciao, allora, ciao Luciano, grazie. Allora, chiarissimi amici, per Luciano e per tutti voi, grazie alla concessione del Giordano Zecchin, Testamento del Capitano, dal coro della Brigata Alpina Tridentina. Il Capitano della Compagnia.
Stai ascoltando il programma radiofonico L'Italia ascolta il Piave, la voce dei nonni in grigio verde. Le batterie a cavallo del Regio Esercito, volute da Alfonso Ferrero Marchese di La Marmora, erano un corpo che soprannominato le voloire, cioè le volanti, dai milanesi, perché andavo sempre di corsa, uscivo dalla loro caserma al galoppo ed erano fatte per giungere sul campo di battaglia piazzando i cannoni e sparando immediatamente. Alfonso Ferrero di La Marmora rispose che tutto il personale delle batterie a cavallo, serventi compresi, montasse in sella e che tutto il materiale, cannoni e cassoni delle munizioni, fosse in grado di percorrere il campo di battaglia. La Marmora scelse i suoi ufficiali uno per uno, quasi tutti nobili. Anche la truppa fu selezionata, preferendo i cavallai di professione, i vetturini, quelli che avevano familiarità col cavallo, e al personale furono impartite lezioni di ippologia. In psicologia equina, per l'epoca, fu praticamente una novità. C'erano aggregati naturalmente alla batteria gli ufficiali veterinari, responsabili della salute dei cavalli, e ciascuno dei quali al momento dell'arruolamento veniva marchiato sulla groppa, il cavallo veniva marchiato sulla groppa e su uno zoccolo. Si dava una matricola al cavallo. Veniva a far parte del Regio Esercito. Le batterie a cavallo hanno esercitato la loro attività in tutte le guerre d'indipendenza, 48, 59, 61, 70, poi la presa di Roma, c'era la batteria a cavallo anche fuori il 20 settembre quando entrarono a Roma, e sono state anche nella ultima guerra mondiale, nella seconda guerra mondiale, e andò in Russia. Mm.
Preghiera dell'artigliere. A te, il Dio degli eserciti, eterno Signore delle genti, noi artiglieri d'Italia eleviamo i cuori. Sii lodato, oh Signore, per la terra che ci donasti come patria, dove il tuo nome è venerato, dove la fede è fiamma che illumina la vita. Sii lodato e ringraziato per il vanto che donasti alla nostra bandiera, per la gloria che è eterna ai nostri eroi, per la pace che concedi ai nostri morti nella tua luce. Noi ti preghiamo, oh Signore, rendi il nostro cuore forte come la tempra dei nostri cannoni, il nostro braccio potente come l'uragano di fuoco che irrompe dai nostri pezzi. Fa che nell'ora della lotta aleggino a noi intorno gli spiriti dei nostri caduti ed avvampi in noi la fiamma purissima che rende granitica la fragile materia e l'anima esalta nell'offerta e nel sacrificio. Proteggi, oh Signore, la nostra patria, le nostre famiglie lontane, le nostre terre e noi tutti che in te crediamo. Benedici. Amen. Ed eccoci qua, buonasera, tornati in trasmissione alle 19.44 con il nostro storico Andrea Rebora e le salve che avete sentito sono quelle da 149, quelle appunto della Prima Guerra Mondiale, uno dei pezzi d'artiglieria che era l'artiglieria diciamo di corpo d'armata, uno dei più grandi calibri, no? Giusto Andrea? Sì, sì, sicuramente erano calibri che facevano rumore e facevano male. Purtroppo sì, purtroppo quello sì. Allora, io ho appena finito di parlare con Luciano Repetto, che ormai è un generale in realtà per andare in pensione, e io ho conosciuto da tenente, noi infatti lo chiamavamo affettivamente zio Reppe, perché ci battezzava tutti, dovevi vedere, passava per le batterie la sera, io in camerata, tu eri lì che ti stavi lavando, ti chiamava artigliere, comandi, stia punito, perché? Non lo so, però ero punito. Era una cosa incredibile, poi non ti dico, lo chiamavamo anche, il suo secondo soprannome era The Voice, no? Perché questa persona, che tra parentesi è quello che ha ricevuto proprio, io personalmente sono entrato in quella caserma e lui era, penso, capitano di ispezione, cosa di questo tipo. Praticamente noi arrivati con tutti i zaini, era il 4 dicembre dell'81, insomma praticamente questo signore ci ha dato il benvenuto, ma ti posso assicurare che è benvenuto che non si scorda, guarda. Che poi la nebbia nel Vercelli, non vedevi niente, sentivi solo questa voce che ti entrava dentro le reti. Sono episodi che non si dimenticano. Ma guarda, proprio no, guarda, non li posso dire alla radio perché mi arrestano quello che ci ha detto, però insomma ecco, molti pensano che io abbia un foglio matricolare di quelli spettacolari, invece in realtà qualche giorno lo farò raccontare al mio comandante il foglio matricolare, è pieno di mancati rientri, guarda, poco ma sicuro, anche se giustificati, però insomma non si direbbe che io sia uno di quelli, no, per carità. A noi piace comunque ricordare quella goliardia che si instaura tra commilitoni, no? Che è molto importante, qualsiasi regione vengono. Infatti io ti chiamavo questo perché comunque anche tu che scrivi, ovviamente ti sarà capitato di vedere quanti sono i reggimenti legati alle città, no? Come il Sesto Palestro di Torino, appunto la Volore a Milano, i reparti di carristi nel Friuli, insomma o i granatieri stessi di Sardegna qui a Roma. Certo. Comunque hanno un legame storico con la città, non so tu che
come la pensi, insomma, ecco, se è giusto tenere comunque legati delle tradizioni tra le parti e città. È giusto, è giustissimo. Purtroppo si sta andando in una direzione quasi opposta, perché lo vediamo proprio con i recenti provvedimenti, si sta proprio perdendo una tradizione che invece proprio in questo particolare momento storico, secondo me, bisognerebbe cercare di recuperare. Certo. E come minimo di mantenere, perché proprio il legame tra i reparti militari e le città era basilare fino a qualche luce. Decennio fa, insomma, ecco, 30 anni fa, ecco. Certo. Io non, per dire, non me la so immaginare Pisa senza i paracadutisti. Sicuramente. O Trento senza gli alpini. Con l'abolizione del servizio di leva, che c'è stata una svolta, certo, che si può tranquillamente definire epocale in tal senso. È ovvio che con la trasformazione dell'esercito da un esercito di leva a un esercito di professionisti, alcuni di questi provvedimenti dovevano per forza essere posti in atto. Però tuttavia bisognerebbe, almeno in certi casi, cercare di salvaguardare il più possibile il legame dei reparti con il territorio. Visto che siamo stati capaci di riportare gli obelischi in Etiopia, no? Che tenesse qualche cosa nostra sarebbe opportuno. Senti, volevo farti parlare ancora qualche minuto dell'ultimo libro che hai scritto sulla tua cittadina, visto che siamo in tema ancora della Grande Guerra, perché c'è il centenario ancora in corso. Il titolo della tua, appunto, con Claudio Anselmo, si intitola La memoria e l'oblio, brandizzo nella Grande Guerra. In questo libro io e Claudio, che è un valente storico che si è occupato prevalentemente di studi di carattere locale, abbiamo ricostruito un po' le vicende di questo paese, un piccolo centro agricolo, almeno un secolo fa era un centro agricolo, certo, poco più di 2000 anni alle porte di Torino. Adesso la situazione, anche dal punto di vista del territorio, completamente mutata. Comunque era una piccola comunità che stava compiendo i primi passi sulla via della modernità, con anche l'insediamento di alcune industrie, e si abbatte improvvisamente, appunto, il fulmine di questo conflitto europeo che sconvolgerà per sempre tutti gli antichi equilibri. Ma guarda, io a volte ci penso, è veramente una cosa orribile. Poi quando vedi quello che succede intorno a noi, non è che mi piaccia tanto, ecco. Però faremo il possibile da parte nostra per ricordare la memoria di questi ragazzi sempre e dovunque, dico io. Bene, io ti lascio andare, so che stai tornando a casa dal tuo lavoro, ti ringrazio per il tempo che hai speso per il nostro programma, e come sai i microfoni per te sono sempre aperti qui, sia su Italia Ascolta il Piave e sia su Radio Vacanze, perché la tua passione per la montagna non ci è sfuggita. Sì. Sì. È quella, ecco. Ti devo far venire un po' di passione di mare, perché io, tu lo sai che... Ma ho anche quella, Gianluigi, mi piace sia il mare che la montagna. E allora non è giusto, porca miseria, non è giusto. E la passione per la cucina? No, guarda, mi piace mangiare, ma non sono capace a cucinare. Vabbè, quello devo ammetterlo, che sono un pessimo cuoco. Facciamo da buoni commilitoni, come diciamo sempre noi, e come insieme anche a Lago, quando organizziamo qualcosa, qui c'è posto per tutti. Prima una visita al capo delle forze armate, il generale Armando Diaz, che è doveroso, come abbiamo fatto sempre con il carrista Ercole Tomei, Cognoli, scusa, sì, Ercole Cognoli, un carissimo amico che è venuto con la famiglia, siamo andati a trovare il generale Armando Diaz insieme, è stata veramente una bella emozione, poi abbiamo fatto l'altare della patria insieme e poi siamo andati a cena insieme a assaggiare la cucina romana, proprio il cameratismo. Ecco, questo programma, diciamo, che è fatto per far riscoprire il cameratismo, il valore delle persone. Ecco, tu che ne peggio, io la vedo così, scusate, stasera l'ho tirata fuori tutta, insomma, ecco, via, non posso lamentarmi, è così.
Questa è la pienamente la... condivisibile. Pienamente. Allora va bene, allora fai parte dello staff della radio, manda una foto. Sì. Grazie ancora, tante belle cose e buon ritorno a casa al nostro amico Andrea Rebora. Un abbraccio, sì. Ciao. Grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori. Ciao. Grazie a te, ciao. Carissimi amici, veramente ci stiamo concludendo alla fine della trasmissione. Abbiamo fatto una bella cavalcata di quasi un'ora insieme. E sono molto contento di aver raccontato insieme a tanti amici questo episodio della Valoria. Ancora mi è scappato qualcuno, ma rimediamo subito. Enrico Muccitelli, granatiere di Sardegna, e anche il mio amico Roberto Capitini, assistente di volo dell'Alitalia, anche lui granatiere di Sardegna, anche un collega al di fuori della radio. Sono molto contento, persone bravissime. Enrico si deve anche la trovate su YouTube, se volete digitate generale Armando Diaz, vedrete che c'è la visita che abbiamo fatto per il 24 maggio io ed Enrico al generale comandante in capo delle forze armate. Anzi, segnatevi l'indirizzo, carissimi amici all'ascolto, perché lo trovate insieme alla sua sposa, la signora, la contessa Sara, nella chiesa di Santa Maria dell'Angelo a Piazza della Repubblica a Roma. Come entrate sulla vostra navata di destra, vicino dove sta la linea del Capricorno, del Cancro, insomma quella che è questa indicazione, la vedete subito, è sulla vostra destra, c'è questa chiamiamola, io non la chiamo cappella, ma magari no, però era, ecco, questa tomba che è fatta tipo fossato proprio per ricordare la trincea, ed è veramente, vale la pena andare a trovare questa per il nostro ufficiale. Per noi era che un ufficiale d'artiglieria, è abbastanza facile ricordare. Ora, prima di salutarvi e darvi appuntamento al prossimo martedì con l'Italia Ascolta il Piave, volevo farvi ascoltare l'inno d'Italia, appunto cantato dagli alpini, sempre del cuore della Brigata Alpina Tridentina, e poi ci saluteremo come sempre con tanto affetto. L'inno d'Italia dalla Brigata Alpina Tridentina, sempre per concessione del nostro amico Giordano Zecchin. Sì, gridato da questi ragazzi. Vi posso dire che ho parlato stamane con appunto Giordano Zecchin, e mi diceva che nonostante il mal di gola è andato comunque a fare il concerto. Sono proprio alpini, su questo non bisogna dire niente. In chiusura, sulle note della marcia d'ordinanza del 3° reggimento di cavalleria, devo rimanere in tema,
Voglio dirvi che se volete ascoltare le trasmissioni le potete trovare sia sul canale YouTube della Radio Vacanze, ci sono tutte le nostre trasmissioni, e sia sulla pagina Facebook sempre di Radio Vacanze. E poi basta mandare un'email a gianluigi@viaggioevedo.it e sarà felice da parte mia inviarvi appunto la puntata. Comunque, digitando anche il sito viaggioevedo.com trovate il link alla trasmissione, oppure su www.radiovacanze.com c'è proprio una pagina dedicata a Italia Ascolta il Piave, e lì trovate l'archivio di tutte le puntate. Perciò veramente non scappiamo, siamo qui a fare il nostro dovere per ricordare i nostri nonni, i padri, come dice il comandante Cellati, in grigio verde. Io volevo ringraziare tutti, anche Vincenzina Corris, perdono, che mi ha mandato gli scritti del padre alpino, e dirvi appunto grazie per il tempo che dedicate a questa trasmissione. Allora, un carissimo saluto da Gianluigi, da tutto lo staff della radio. Ricordiamo gli sms 320 46 87 503 per le domande e per le richieste di intervento in trasmissione. E le associazioni, come sapete, non hanno costi per intervenire in radio, nessuno, perché le spese, come dice, della radio se le prende in carico l'agenzia di Agevedo, come è giusto che sia. Bene, un abbraccio a tutti e ci risentiamo il prossimo martedì. Grazie ancora per il vostro tempo e soprattutto buonasera. Buon proseguimento di serata. Hai ascoltato il programma radiofonico L'Italia Ascolta il Piave, la voce dei nonni in grigio verde. Ideato e condotto dall'artigliere Gianluigi Leoni, che ti dà appuntamento a martedì prossimo su www.radiovacanze.com.